Un giorno, in partenza dopo un bel po' di tempo, nuova avventura, si parte per la Germania, direzione Korbach, 200 km a nord di Francoforte. Sono le 4:40 del mattino e comincia il viaggio. Direzione Francoforte prima per un tampone e poi Korbach. A più tardi, ciao ciao. Siamo in Svizzera e adesso vi faccio vedere che paesaggio fantastico. Siamo in un autogrill e pausa e ripartiamo fra poco. Questo è il paesaggio che ci troviamo di fronte. Uno spettacolo. Questa è un'auto fatta con materiale metallico riciclato. Ho preso questo caprone. Siamo in Germania, siamo fermi all'autogrill a fare una pausa pranzo e poi diretti Francoforte aeroporto per fare il tampone. Prima uscita a piedi per Korbach. Sembra che all'aperto non siano obbligatorie le mascherine, infatti non le usa nessuno. Ho finito la quarantena, cioè bisogna fare un tampone PCR molecolare prima dell'ingresso in Germania o subito all'ingresso in Germania e un altro tampone entro i 10 giorni, non prima dei 5 giorni passati. E dopo 5 giorni si può uscire dalla quarantena, una quarantena lavorativa, lavoro, hotel e basta. Adesso finalmente esco, faccio un giretto. C'è un cimitero monumentale qua vicino, il centro molto carino. Vediamo se riesco a fare qualche bel video. Ciao. Questo è sono le tipiche case qui in Germania. Questo qui è il cimitero, che è molto particolare, molto carino. Per essere un cimitero, naturalmente. Che ci sono qui a Korbach, ce ne sono due molto belle. Questi qui sono i famosi box di scambio book, di scambio libri, ce ne sono un sacco, bravissimi. Questa è un'altra chiesa,
San Nicolai, dovrebbe essere della chiesa evangelica. Siamo arrivati alla cima della diga. E qui siamo in Germania. Questo è un ristorante e anche un motel con le camere qua dietro. Parcheggiato noi e qui qualcun altro al contrario, ma non solo l'auto al contrario, anche la casa. No, no problem, thank you. Thank you.
saw you, it was a night of. You were crying in all the photos. Thought it would, and you were sick of.